Non è un granché come Non hai aiuto. nient'altro? Temo di sì. I Railroad sono comprensibilmente paranoici. Combattono l'istituto, dopo tutto. Dovrai trovare una risposta a questo enigma. Grazie. Quindi tutto l'aiuto che mi sai dare è una parola d'ordine senza senso e arrangiati. Anni e non è cambiato niente. Andiamo, Valentine, va. E rieccoci qua. Qui alla... non ricordo come si chiama, ma... in un bel locale. Dove la nostra adoratissima... Railroad possono decodificare quel chip di predatore. Sì. Devi solo trovarlo. La nostra adoratissima dottoressa Mari ci ha detto che dobbiamo trovare il Railroad. E... sinceramente... non ho idea di come fare. Perché... allora... un secondo, eh. Ok, questa è la missione. Non c'è nessun suggerimento. E ho un'altra missione. Qua, è stata per la libertà. Continua a seguire la pista della libertà, che credo sia la missione per il Railroad. Il giro turistico parte dal Boston Common, che non trovo. Ah, ok, Boston Common è qui e quindi è dove dobbiamo andare noi. Semplice. Viaggiare rapidamente? No, grazie. Posizioniamo l'indicatore e... Valentine, ovunque tu sia, andiamo al Boston Common. A questo punto, non credo ci sia... O vuoi stare in compagnia per un po'? No, no, non se lo meritano. Non se lo merita, Valentine, non se lo merita. Sappilo, tu vali di più di quel... Valentine! Tu vali di più. Andiamo. Potremmo anche ricavare qualche... No! Allora... Ok, vuoi sapere una cosa davvero spaventosa? Su a nord c'è questo vecchio manicomio, ma non è abbandonato come dovrebbe. Manicomio non è... non abbandonato? Dov'è? Ospedale psichiatrico Parsons? Ok, è completamente fuori, ma ci sono un sacco di posti che voglio andare a vedere. Voglio andare a vedere le streghe anche. Comunque... allora, noi dobbiamo andare qua, al Boston Common, e, ok, seguire la strada del... io seguo la strada del mercato. Sei qui per comprare, vero? Perfino una ragazza con un arsenale di armi ha bisogno di tirare avanti, non credi? Certo. Esattamente. Vediamo cos'hai. Se prevedi di annoiarmi. Ok. Questa tizia ha un telaio armatura atomica. Questa tizia, perché a quanto pare una femmina. Tranquilla. Ci rivedremo molto presto. Per adesso... va bene così. Ok. Andiamo un po'. Sì. Andiamo molto meglio. Ma non è finita, perché abbiamo Valentine. Posso fare qualcosa per te? Allora, questo che ha un po' di roba che... da darmi. Infatti. Ok. Visto, te l'ho anche riparata, Valentine. Sei contento? Valentine? Occhi aperti. Vai. Fatto e fatto. Sei contento, eh? Che te l'ho messa a posto.
Muoversi, forza, forza. Balatai. Contaci. Entra lì dentro. Dicevo, non capisco per quale motivo ti togli il cappello. Cioè, non c'è bisogno di toglierselo. Non c'è il casco. No? Oh, ora lo tieni. Bravo Valentine. Oh, così si fa. Ok, mi sa tanto che ho sbagliato un nucleo. Va bene così. Ok. La mia armatura non ha bisogno di cose particolari. Possiamo andare. E non siamo assolutamente ricchi, purtroppo. Questa è una cosa abbastanza brutta. Ma pazienza. E siamo quasi senza munizioni. Ma non credo che il Railroad ci vorranno uccidere. Lo spero almeno. Allora. Ben arrivato. Dicevamo, la nostra direzione è questa. Devo veramente far sistemare. Oh! Ok. Il problema è che è proprio di qua che dobbiamo andare noi. Ok, ce n'è più di uno. Allora. Qualcuno mi ha fatto sapere che posso montare uno Stealth Boy sull'armatura atomica. Il che potrebbe essere molto utile. Potrebbe essere molto utile. Visto che ho un po' di Stealth Boy da parte io. Ok. Mi spiace cagnolino. Ok. Sa. Balliamo. Forza ragazzi. Ciao. Allora. Perché ho ancora le pistole? Non le ho vendute. Va bene, pazienza. Forza. Ok. Muori, 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 muori. Ok. Ok. Valentine! Ok, dire che hanno allertato tutti e dire poco, eh? Ok. Niente di troppo particolare. Tralasciando il fatto che sta arrivando la confraternita, ma... Ok. Non sembrano avere nulla di particolare. Non sembrano. Grazie.
Come niente lotta? Ci sono io qua, non ti preoccupare, amico. C'è tutta la lotta che vuoi. Mi sa che questa però è un'entrata, non è... Ouch. Sì. Diciamo che se i super mutanti fossero anche solo un po' più intelligenti, non avremmo speranze. Anche se non tutti sono stupidi, da quello che ho sentito dire e da quello che... e da quello che si è anche visto. Alcuni di loro sono particolarmente furbi. E ovviamente sono i capi. Ok. Dio mio, Valentine, mi hai terrorizzato, grazie. Sì, rumore. Granate. E mine. Ottimo. No, no, non era niente, c'ero io, però... Dove... Valentine, dove siamo? Ci sono già stato qua? Perché ci sono cadaveri, quindi dovrebbe significare che ci siamo già stati. Giusto? Ok, sì, siamo già stati qua. Ok. Ottimo. Significa che non c'è proprio nulla. Perfetto. Allora, da questo lato, di qua. Radio Trinity Tower. No, grazie. Valentine, dove sei? Ok. Molti dei miei casi si fermano al Boston Common. Preferirei non farlo anch'io. Ok. Ok. Siamo arrivati. Sì. Ok. Ok, vediamo un pochino cosa c'è al Boston Common. Dei tappi, ottimo. E un bisturi! Stazione di Park Street. Allora, devo fare qualche cosa qui. Devo seguire... la strada... Allora, cos'è che devo seguire? Seguire la pista della libertà. Che sarebbe? Permesso. Oh Cristo! Arriva qualcuno. Non arriva qualcuno, è arrivato qua. Ok. Non sono terrorizzato. Ok, qui forse non arriva. Oddio, fa che non... Oddio. Oddio. Oddio, fa che non può entrare. Oh, sì, può entrare. Oh, può... Ok. Oh, mamma. Ah.
Aiuto! Valentine! Dammi una mano! Valentine! Ok, l'ho azzoppato! Credo! Oddio! Ok, è morto! Ok! Ok! Oddio! Oh mamma! Pugno potenzia... Ok! Un pugno potenziato. Ottimo. Frammenti della barca di Swan. Estintore. Ok, Swan. Tu ovviamente non sapevi nulla di questo. Vivi qui a 10 metri di distanza e non l'hai mai vista una roba del genere. Ottimo. Oddio. Oh mamma. Ok. Mi sento un po' un codardo per aver reagito in questo modo, ma sinceramente ok. Vada per la codardia. Ok. No problem. Ci sto. Grazie a tutti per l'attenzione. E... ok. Nota di Swan. Ok. La fusione, Psycho, velo di Deathclaw. Una bronzatura fantasiosa, suggerisco di muoverci. Sì, siamo in power armor, ma forse hai ragione. Forse hai ragione. Tanica d'alluminio. Registro degli esperimenti. Ok. Nota di Swan. Tu sei Swan. No. Lui era Swan. Se proprio vogliamo dirlo. Registra esperimenti. Giorno 1. Ho trovato qualche sigaretta, capirai. Le teste d'uovo gestiranno anche questo posto, ma non possono fare tutto ciò che vogliono. Ho i miei diritti. Il processo alla fine è andato bene. Hanno accolto la richiesta di sospensione della pena. Mi farò un mese, riscriverò qualcosa ogni giorno e loro mi porteranno tutto il cibo e tutta l'acqua che voglio. E questa la chiami pena? È sicuramente meglio che pulire pavimenti tutto il giorno. Ok. Giorno 6. E i giorni 1, 2, 3... eccetera? Non ci sono? Sono in un certo senso curioso di vedere gli altri giorni. Trementina. Hai già perso una gamba, vergognati. Ok, vediamo gli altri giorni. Avrei dovuto immaginare che c'era qualcosa che non andava quando sono tornati per fare altri test. Mi fanno male tutte le ossa, sono sempre teso, nervoso, riesco a malapena a scrivere. La mia mente è affollata di pensieri. Dannazione, cosa sta succedendo? Cosa mi hanno fatto? Ok, gli hanno fatto degli esperimenti per trasformarlo in quello. Ok. Allora, quindi non era quella la strada per la libertà, immagino. A meno che non siano le luci la strada per la libertà. In quel caso... occhi aperti. Va avanti. Tieni. Ok, così dovremmo farcela. Ok. Perché in quel caso... salve! Buongiorno. Patriota, ti do il benvenuto a Boston Common. Qui comincia la pista della libertà. Delizia le tue orecchie e scopri di più. Segui la pista della libertà. È sulla storia di Boston Common. Ok.
Pista della libertà. Portami della pista della libertà. Segui il sentiero rosso che parte da Boston Common e si snoda tra le strade della nostra splendida città. Lungo la pista ci sono dei segnali posizionati presso molti siti storici. Visita la casa di Paul Revere, la Old North Church, il vecchio ufficio governativo, Bunker Hill. Bunker Hill? Patriota, ti do il benvenuto. Oh, Dio. A Boston Common. No, scusa, niente missili. Qui comincia la pista della libertà. Ok. Ripetimi, grazie. Segui il lungo la pista ci sono dei segnali posizionati presso molti siti storici. Visita la casa di Paul Revere, la Old North Church, il vecchio ufficio governativo, Bunker Hill e tanto altro. Tanto a... vabbè. Ok. At Journey's End, follow Freedom's Lantern. Alla fine del viaggio segui le lanterne della libertà. Ok, ok Valentine, Investigator Mode. Ok, allora 7 è una... ah, che sia un codice. Sette A. Oddio, come... No, non abbiamo... Allora, vediamo cosa dice la quest, ma non credo che dica molto. Allora, 7A. Ok. Forza Valentine. Ah. Aha. Ufficio governativo Massachusetts. Il nuovo ufficio governativo fu completato nel 1798. Per ospitare e governare lo stato del Massachusetts, il terreno su quale sorge apparteneva a John Hancock ed era adibito al pascolo. La cupola originale era composta da travi di legno ricoperte di rame fuso da Paul Revere. Il governo dello stato utilizzò questo edificio ininterrottamente fino alla formazione dei 13 Commonwealth nel 1969. Ottimo! Entriamo, Valentine! Armati di fucile, possibilmente. Ho detto fucile, possibilmente. Ok. Allora, vita, sembra esserci qualcuno, probabilmente goal, se siamo fortunati, e dico fortunati perché potrebbe esserci peggio dei goal, potrebbe esserci un altro swan. Per un attimo mi è sembrato qualcosa che si muoveva. E assurdo ma vero, non c'è assolutamente niente da lootare. Non ci credo neanche io, ma Nick, sul serio, non c'è niente da lootare. Ok. Il rumore è quello degli scarafaggi. Sì, sono scarafaggi. Trovato qualcosa di utile? Niente di troppo pericoloso, ma sono pur sempre scarafaggi. O almeno, credo che fosse... Era uno scarafaggio? Oh, oddio, i Mirlurk. Ok.
Appunto dell'ufficio governativo. Ottimo. Leggiamo un po' sto appunto, va. Allora. Inventari. Appunto dell'ufficio governativo. Se sta leggendo questo messaggio, probabilmente sono morto e il mio piano non ha funzionato. Sono stato rapito da un gruppo di predoni e portato nell'ufficio governativo del Massachusetts. Mi hanno costretto ad aiutare a scoprire le robe di valore nascoste in questo ufficio. Chi avrebbe detto che saper leggere si sarebbe rivelato utile? Credo che mi lasceranno in vita finché continuo a dirgli quello che vogliono sentire. Il fatto che siano morti tutti mi fa pensare... Ok, che ci sia qualcosa di brutto in questa zona. Vediamo. Utente tesoriere Robert. Avviso ai dipendenti. Nelle prossime sere vedete numerosi volti sconosciuti in ufficio. Non c'è da allarmarsi. Arriverà una squadra di manutenzione a riparare i bagni. Il problema è relativo all'impianto idraulico del seminterrato, che sarà pieno di Mirlurk. Cioè, non ci sta neanche a valutare la cosa. Il problema relativo all'impianto idraulico del seminterrato. Detto questo, chiederei a tutti di evitare di usare i bagni dell'edificio fino al termine dei lavori. Ottimo! Moriremo tutti. Volevamo fare qualcosa di carino per il tuo compleanno, mi sembra il minimo, visto che oggi devi lavorare. Vieni giù in caffetteria per un caffè e una fetta di torta. Ci saranno tutti. Ti piace il cioccolato, vero? Scusa, ma questa settimana non riesco a venire alla partita di baseball. Ho un appuntamento dal dentista. Facciamo la prossima volta. Un'altra cosa, riesci a farti fare un altro preventivo per la manutenzione? L'ultimo che mi ha mandato era troppo alto. Il governatore non vuole che spendiamo troppo su varie ed eventuali. Inserimenti archiviati. Bagni. Recentemente c'è una puzza tremenda. Sarà meglio sistemare quello che non va con le tubature. Se devo passare così i miei ultimi mesi, tanto vale andarsene ora. Finanze. I resoconti finanziari relativi allo scorso anno fiscale sono stati compilati. Importante discrepanza rispetto all'anno precedente. Qualcuno sta rubando. Aumenti per le spese militari. Riduzione spese inerenti a salute pubblica. Utilità e trasporti. Non lo devono certo sapere tutti. Ma ovviamente i resoconti saranno ritoccati prima di renderli pubblici. Quindi sapevano già che stava per succedere qualcosa a quel tempo. Questo posto non lo sopporto. All'inizio del prossimo anno me ne vado. Non ci arriverà il prossimo anno. Non mi interessa se qualcuno lo leggerà. Non sono un comunista. Questo tipo è proprio simpatico. Sa cosa provo per Susan? Lo sa da quando sono arrivato qui? Adesso la invita fuori a cena? Cosa mai ci può trovare Susan in un individuo del genere? Comunque devo ricordarmi di non dargli i biglietti per la partita di baseball di questa settimana. Ciccio, è soltanto da fare la prima mossa tu. Ogni lasciata è persa, ragazzo. Birillo. Ok, non sembra esserci altro. Ok, cucina da campo, no grazie. Forcine utili. E credo non ci sia nient'altro. Ok, così si vede molto ma molto meglio. Salve! C'è qualcosa là. Già. Là. Ok. La martiglio. Wow. L'avevo detto io che erano Mirlurk. Salve predone. È vero, probabilmente è più facile ucciderli con le bottiglie Molotov i Mirlurk. Ok. Non che mi serva qualcosa al jet, ma lo posso vendere a ta... Wow! 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 Piccoli schifosi! Bravi, bravi! Così si fa. Potessi addestrarli
ragazzi. Bene. Sarebbero perfetti. Allora, possiamo andare avanti, Valentine. Questo posto è da ripulire completamente. Non vorrei scendere subito, se possibile. Vorrei prima finire di vagare. Se possibile. Ok. Sei caduto di sotto, Valentine? Sì, Valentine è caduto di sotto. Perfetto. Bentornato, Valentine. Adoro questa tua capacità che non mi insegni. Maledetto. Ti odio per questo. Oddio, quanti ce n'è? Valentine, ho il vago pensiero che tu debba imparare a reagire quando viene attaccato, perché così sei quasi ridicolo. Allora, ok, sembra che non ci sia nessuno. Siamo già appesantiti, ma possiamo comunque muoverci. Segui le luci. Come possiamo scendere? Mi aspettavo un interruttore, un qualcosa. No? Niente? Ok. Scendiamo dalle scale allora. No problem. Sono sopra di noi, sti schifosi. Ottimo. Non aspettavamo altro. Mirlurk che ci cadono in testa. Ottimo, perfetto. È il sogno di ogni esploratore. Ne sono sicuro. Che quella robaccia la porti tu? Tranquillo, fra un po' tocca a te. Salve. Doveva essere l'ultimo. Lo spero. Ma non lo credo. Sono abbastanza convinto che ce ne siano altri, però oh, ce n'è ancora, ce n'è ancora. Oh, 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 oh. Salve. Assassino leggendario, figlio di... Muori, 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 muori. Ok. Crepo, 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 crepo. La prossima volta ci penseranno due volte. Saranno due volte. Mi ha distrutto mezza armatura. Alimentato. Aumenta la velocità di recupero punti azione. Ottimo. Non fosse di ferraccio, sarebbe anche meglio. Finiamo di esplorare sotto, va. C'era qualcosa qui, ne sono quasi sicuro. E c'era una tanica d'alluminio. Due stecche di sigarette. Sento che inizierò a fumare fra non molto, se va avanti così. Allora, cos'altro abbiamo?
Buftat, dov'è? Buftat. Ok. C'è un altro computer. Ottimo! Vediamo cosa dice. Avviso per tutti i dipendenti. Nelle prossime sere vedete numerosi volti. Ok, Daniel. Oggi è il tuo compleanno. Ok, inserimenti archiviati. Bagno e deposito. Ah, sono nuovi questi. Pensionamento. Come osano sollevarmi dal carico in tempi come questo? Quella grassa faina di robot vuole soltanto prendere il mio posto prima che facciamo il nostro colpo grosso. Al diavolo la tradizione, resterò governatore e me ne andrò quando cavolo ne avrò voglia. Ordine pubblico. Da oggi in città vige la legge marziale, una misura drastica ma necessaria. Solo un comunista suggerirebbe che tale iniziativa non lo sia. Sarò già morto quando un rosso oserà dirmi che come devo proteggere il mio paese. Deposito. In seguito ai disordini relativi ai miei recenti cambiamenti politici, sposteremo tutti i manufatti importanti nel deposito. Li rimetteremo al loro posto quando la situazione sarà stabilizzata. Vediamo un posto deposito. Valentine, c'è un deposito. Valentine, c'è un deposito e anch'io devo depositare. Un attimo, Ascolto. Ok. Allora, deposito. Immagino si vada da questa parte per il deposito. Niente di particolare. Ok. Allora. Niente di particolare per ora, a parte Mirlurk che salteranno fuori dal nulla. Infatti! Fa male? Au! Oddio, ok. Dai, non dire che ti fa male. Muori! Ok. Gamba destra in quello del cacciatore. Riduce il 15% dei danni inflitti dagli animali. Non la userò mai, ma va benissimo. Ottimo. E Valentine ha perso di nuovo tutti i pezzi dell'armatura. Bisogna darti un'armatura un po' più resistente, Valentine. Se continuiamo a seguire le luci. Ok, continua a sentire i rumori di cosi che camminano. Ah! Ok. No. 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 Non sperateci. Ah, cribbio. Vuoi davvero buttarmi lì sotto? Volete davvero che mi butti lì sotto? No, potresti ucciderlo, Valentine. E uccidilo! Ah, Valentine. Mamma mia, che urlo che hai fatto! Ok, devo aver preso un colpo alla testa. Comincio ad avere le visioni. Ah, ok, sono persone normali. Ah, beh, allora.
No problem. Disse prima di morire. Appunto. Chi è? Chi cavolo è? Ok? Calma. Fermo. Fermo. Grazie. Ottimo. Wow. Sarà divertentissimo uscire da questo posto. Non vedo l'ora. Oh, cielo. Allora. Non è il caso di fare gli schizzinosi. Già, non è assolutamente il caso di fare gli schizzinosi, Valentine. Proprio non lo è. Che ci sono anche persone, non so come facciano a essere vive, ma ci sono delle persone qua dentro. Ok, ora sappiamo come fanno a essere vive. Buongiorno. Allora, da questa parte direi, sì. Non posso raccoglierlo. Ok, questo rumore può essere solo una cosa. Ok, Valentine, fermo lì. Allora, Valentine. Continua. Qui. È un buon piano. Esatto. E resta qui. Resterò qui. Già. Allora. Salve. Ok, Valentine, puoi venire. Andiamo. Oh, che bello il braccio. Ok, continuiamo a seguire la luce. Direi, no. Godetevi la vostra ultima ora. Ok, devo assolutamente procurarmi altre munizioni per questo fucile perché è... Oh, grazie al cielo non suona. Dicevo perché è epico sto fucile, ok? Non c'ho niente da dire, è epico. Ok, altri in arrivo? Altri... Ok, questo... Grazie. Niente di particolarmente utile. Continuiamo a seguire i cavi. Oh, disco. No, Valentine, no! Non ho parole, Valentine, sul serio. Non ho parole! Non so che cosa dire quando fai queste cose. C'è un po' di... Wow! Ok! Non dico più nulla. Ok.
Ok, forse non sono tanto sveglio neanche io. Ok, ammettiamo. Però io sono un giocatore, ok? Non rompere, sono un essere umano. Tu si presuppone che sei più sveglio. Eh? Mamma mia quanti. Ok. Non sperate di salvarvi così. Ok, credo di averli eliminati tutti, giusto per sicurezza. Ok. Wow. Ragazzi. Questo posto è pazzesco. Oh porca puttana. Oh mamma mia. Questo è un film horror. Mamma mia. Ok, forse ha fatto più fiamme del previsto, ma ok. Oh! Perfetto! Pensavo fosse più difficile. Bypass porta. Salve. Andiamo un po'. Perché sono così idiota? Ok. E credo che abbiamo eliminato tutti. In vista. Ok. 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 Oh mamma. Sì. Ottimo! Sei troppo vicino! Oddio! Pessima mossa! Oddio! Oh mamma mia, Valentine. Tranquillo, ti cambiamo l'olio dopo, ok? Ah! Che altro sai fare? Morire, spero. Ok, è morto. Oddio. Ok. Che dici, Valentine? Sta arrivando qualcuno? Questo presentimento. Già. Ok. Già. Hop. Qualcun altro? Oddio, la mia vita, stavo morendo. Ok. Non me l'aspettavo.
per sicurezza. Mamma mia. Ok, giuro, ho lanciato quella molotov pensando che sarebbe uscito. Ho lanciato quella molotov pensando che sarebbe uscito un Mirluk Elite. Ok, ma non questo. Già. Ok. Wow. Immaginavo che... Chiunque tu sia, ti sei accorto di cosa è appena successo? Giusto per curiosità, eh. Quanto pare no. Non ho parole. Siete vergognosi. Wow. Allora. Da Daniel. Oggi è il compleanno di Robert, vediamoci tutti nel salone per un caffè e una fetta di torta alle 15. Non preoccupatevi per il regalo, portate solo voi stessi. Inserimenti dati archiviati. Andato, tubature, andato. Sta andando tutto in malore ultimamente, me ne andrò di qui la prossima settimana. Vediamo come se la caveranno tutti questi tizi quando le mura cominceranno a cadere. Lavoro. Questo è il lavoro più schifoso che abbia fatto. Mia moglie ha detto che puzzavo di quando sono tornato a casa l'altro giorno. Le ho risposto, credi che non lo sappia? Complimenti per metterlo online, come fanno già tutti adesso. Giuro che se devo pulire di nuovo il piscio del pavimento del bagno per colpa di quello braccone nero, mi licenzio. Ok, Daniel è simpaticissimo proprio. Li vogliono tutti bene, è l'anima della festa. Aspetta, andiamo a trovare il... Ok, a quanto pare ce l'ha co... Cioè, se veramente ti abbiamo ammazzato la regina, che cosa cavolo vuoi? Oddio, ancora vivo. Oddio. Ah! Ok, questo lo sta sentendo. Che Valentine, che mazzate che dà. Ok. Ok, basta cazzate. Via là. Via là. Oddio. What? Oh cavolo. Ok, ce la come adesso. Ok. Più 50% danni agli umani. Potrebbe essere utilissima. Jet ti farà agitare per un buon piano. Un buon piano. Ah, cielo. Solo rumori. Ultimamente sto diventando bravo a individuare le mine. Molto bravo, devo dire. Ottimo. Ok. Non ho capito se questi tizi li hanno addestrati, Mirlurk, o non lo so. Ottimo. Munizioni, munizioni, munizioni. Nessuna munizione che mi interessa, però, purtroppo, per me. Ok. Puoi stare allerta per un secondo? Devo effettuare alcuni test diagnostici. Grazie.
Cosa mi sono perso? Ti sei perso la trappola più stupida che ci sia. Poi non ho capito, questa roba ti spara una volta e basta. Ma mi sembra un granché come trappola. Sono meglio quelle a granata. Non che mi lamenti del fatto che non ci sono trappole a granata. Però... Oh, salve! Finalmente un essere umano! E finalmente non c'è più. Antico mappamondo. Davvero, lo stai impazzendo? Sì! Ok, Allora. C'è nulla qua? No, c'è niente. Ok, forza Valentine, forza. Oddio. Salve. Ah! Con il sintetico sbaglio. Ok, mamma mia. Starmi lontano, vero? Senza offesa, ma non siete esattamente il pericolo numero uno, ragazzi. Sul serio. Cioè, capisco l'impegno. Capisco l'impegno, ok? No. Non ha sentito niente. Nessuno! Assolutamente. Fantastico. Ok. Munizioni gamma. Che ci siano armi fighe da queste parti? Fai una collezione o cosa? Guarda, quando mi fai queste domande sei ridicolo. Ok, ci stiamo avvicinando a qualcosa. Chi da là? No! Sì! Ah! Sì, l'ho uccisa, l'ho uccisa, l'ho uccisa, sono colpevole. Non arrestatemi. Ah? Scusa Valentine. Mi hai fatto. Mi ha preso bene. Non sono stato io. È stato lui. E muori. Ottimo. Così si fa, bravo Valentine. Asse del Berserk. Più è bassa la resistenza delle armature, più gravi sono i danni inflitti. Munizioni, fucile d'assalto, tirapugni. Ok. Ok, cos'è questo? Banco da lavoro per... Oddio. Salve. Wow! Ok! Prendi questo! Ok. Oh, non a me! Volevo vedere cosa faceva Valentine! Bravo! Ok! Ottimo! Finita questa storia, dobbiamo tornare da queste parti. No? Grazie. Ok. Allora, credo che siamo vicini. Siamo vicini, me lo sento.
Non so cosa facesse questo. Grazie. Mi sa di... Qua c'è roba buona, Valant. Qua facciamo il tombolone. Forza. Bene. Ups. Non lo chiamerei tombolo. Non è un tombolone, ma ci andiamo vicini, vero? Già. Oh. Ok. È la strada giusta, Valentine, però prima voglio finire di esplorare il resto. Se possibile. Vediamo un po'. Che... Ops. Merda. Proprio quando iniziavamo a conoscerci. Già. Beh, effettivamente con... Con quello lì puoi dirlo. Chiave del lato dei predoni, gettone del... ottimo. Sveglia, utile. Ok, e... Vieni qui, presto. Che succede? Oh, merda! Che facciamo? Tu che ne dici, idiota? Tutti a raccolta, ci sono problemi! Che problemi? Che succede? Vi do una mano, eh? Volentieri, vi aiuto! E credo che possano arrivare solo da questo lato. Credo. No, 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 da questo. Allora. Già. Sto arrivando. Cazzo. Ah, di qua? Ok. No. Dove sono tutti? Valentine. Qua c'è la torretta. E di qua si scende, non ci dovrebbe essere nulla di qua. Oh, salve. E da dove sono arrivati loro? Cioè, su serio, Valentine, li hai visti arrivare tu? Non ci vorrà molto. Ops. Ok, oddio. Ah! Valentine, una mano! Che cavolo di armi ha questo? Oddio. Ok, questo c'ha un fucilazzo, ma di quelli... Grazie, Valentine. Ok. E tu, invece? Dov'è il leggendario? È lui il leggendario? No. No? Dov'è fi... Sei tu? No. Valentine, che fine gli hai fatto? Ah, eccolo. Salve. Ok. Nessuno sotto tutta quella roba. Anzi,
Abbiamo delle cose da smontare, ragazzo mio. Forza. Grazie. Qua siete morti. Non continuate a muovervi, ragazzi. Davvero. È brutto da vedere. Davvero. Non sto scherzando. È disdicevole. Ok. Giusto un momento, Valentine. Ci impiego un secondo. Ok. Siamo ancora extra pesanti. Ma abbiamo adesso... dov'è? Capiente, gamba destra, armatura da combattimento. Ok. Che aggiunto alla nostra power armor dovrebbe... darci un bel po' di spazio di movimento in più. Ok. Assolutamente no. Però penso che siamo vicini. Infatti, ottimo. E sono abbastanza sicuro che se prendiamo un buff-tat possiamo muoverci tranquillamente di nuovo. Oh, oh. Perfetto. Ok. Non abbiamo assolutamente più colpi. Io che speravo che questa, da queste parti fossero tutti bravi e gentili. E invece no. Maledetti. Ok. Tutto sembra essere tranquillo. Ah, ho visto qualcosa che si muoveva, credo. Sparate! Cos'è stato? Fateli fuori! Guarda! Oddio! Grazie, Valentine, Dio! Prima o poi finirai i proiettili. Grazie! Mi ha incastrato nel muro, Valentine! Mi ha incastrato nel... Oddio! Giuro, se muoio per questo, ti uccido. Ok. Possiamo fa... Oddio! Valentine, aiutami! Non muori ancora? Cazzo! Adios, amico! Ok. Ah! Quella è una Gatling Gun. Ha una Gatling Gun quello. Ok. Granate! Porca miseria, pure con una power armor! Ok. Ok. Ci siamo quasi. Muori. Neanche una goccia di sudore. Stai zitto, Valentine. Stai zitto, sul serio. Cos'è sta roba? Non ho parole. Qualcun altro? No? Ok. Non si butta via niente, vero?
Valentine? Madonna, Valentine! Salve! E grazie! Redone sopravvissuto. Non più di tanto, direi. Non più di tanto. Oddio. E tutto ciò che cosa c'entra con la nostra missione? Niente. Cosa ci siamo venuti a fare qui? Oddio. E ora come la leviamo da qua? Valentine! Come ho detto... aspettate un attimo, esco e guardo. Ok, chat. Avevo detto che avrei dato i vostri nomi, i nomi di quelli che mi danno dei consigli che trovo utili, agli armadietti. E ho deciso di trovare prima. Allora, mi avete dato tantissimi consigli, grazie ragazzi. Alcuni li sapevo già, altri erano più spoiler che consigli. Però c'è uno di voi il cui consiglio mi è piaciuto abbastanza.